Tino Leconte, Antonio Leconte. Ci hanno chiamati perché c'è curiosità in via Pavoncelli. Signora, ha vinto lei la casa ai 200.000 euro? No, no, l'ho vista negli occhi, Tino, lo sai che Leconte, James Leconte, Antonio Leconte, ormai ho perso l'identità. È lui. Ha vinto lei la casa, i 500, i 300, no, no. Tranquillo. È sicuro? La signora, la signora. Magari. Il cane. Tornano tutti sul luogo del delitto, Tino. È lei, è lui. Uno dopo. Lui, lei o lui? Cioè, volevo dire lei, lui. Lui. Vabbè, e quindi abbiamo fatto un vinci casa. Eh sì. È vero. È vero. Siamo contenti. Eh sì, certo. Ti ha lasciato la cosa, te la fa busso, te la porta, una bottiglia. È sparito. È un gioco che tira questo, vinci casa. Non tantissimo. Non tanti, pizza con 2 euro. Tiro, ti dico sempre, non ti lamentare se non vinci, perché se non gratti o non giochi, non vinci. E noi che non vinco mai, non vinco mai. Come si fa? Vedi, il signor scrive e può vincere. Io non gioco nemmeno. Come fa a vincere la casa se non giochi? Perché se non lavori... Non fai l'amore e non vinci la casa. Non vinci la casa, non fai l'amore, non ti paghi le bollette, non ti paghi niente. Tino, siamo condannati a lavorare per tutta la vita, questa è la verità. Questa è la verità. È vero. È una triste verità. E voglio a gratteo a giocare. Sì, soldi buttati. Ricordatevi. Giocate con parsimonia. Ogni tanto, capito? Io quando vado a fare i viaggi, gratto. Nessuno te lo regala, però pensa a questo qua che con 2 euro ha vinto 200.000 euro la casa. Di qui, di Bari? No, proprio qui. Qua dentro. Lui l'ha giocato. Guarda, dammi qua, con queste mani, con queste mani. Tino, secondo te, adesso con la sola imposizione. Me lo devo proprio imporre di giocare, perché io non gioco. E quanto pagherà poi Dimo la casa? Come già ci poniamo il problema. Certo. Quanto pagherà Dimo? Vende quella che ha e fa quella come prima casa. E non lascia niente di tasse? Lascia qualcosa di tasse? Qualcosa. Credo che lasci almeno il 50% della vita. No, tutto pulito con queste benedette due, perché poi sono... Benedette le 2 euro. È giusto. Madonna mia, questa consiglia mi ha messo un problema adesso. Sì. Quasi, Molino, quanto paghi Dimo? Guardi. Prenda 2 euro e non si sa mai. Tino, dammi 2 euro. Dammi 2 euro. Tino, dammi 2, basta. Dammi 2 euro. Allora, questa casa devi uscire anche per noi. Questa casa deve uscire pure per noi. Facciamo metà e metà. Allora, facciamo metà e metà, però Dimo la paghi tu. No. 9,75? No, 9,75, 46, i numeri miei. Il terno, no, qua il dato di nascita. Superenalotto. Secco questo, Senti. Lo facciamo qua pure questo. Sì, dobbiamo giocare. Mi devi fare un superenalotto con Tino, che numero ha? 90, la paura. 47, il morto che parla. E 47 il morto che parla. Sì. L'ultimo poi te lo metto io. L'ultimo lo devi mettere tu, a si punto. Con moderazione. 47 il morto che parla. Poi, qual è il tuo numero preferito? 11. Le gambe. Poi, 77, metti. 77 le donne, 11 le gambe. Poi mi fai 29. Vai. 1. Sì. E l'ultimo lo decidi tu. 16. Dai. 16 il culo, ok, non potevamo, che ci vuole, perché speriamo. Quanto ti da un euro, sì, perché lui è povero, c'ha pochi soldi, un euro, paga lui, capito? Un euro. Tiro, ti metto anche il resto in tasca. Pensa che. Allora, ragazzi, la cosa è, se non giocate non potete vincere, ma mi raccomando, giocate con moderazione. Tiro, ma mo, così fra noi, dovessi vincere io, non tu, dovessi io. Che cosa mi faresti fare? Cosa ti farei? Fare. Ah, fare. Scapperei. Me ne andrei, ti lascerei solo. Dici che mi prendi comunque, sì, ne manca la mafia. Per i bergamaschi. Mi prenderesti così. Comunque ovunque io andassi. Ti seguo a ruota. Neanche la mafia.